In caso ve lo foste chiesti numerose volte prima di coricarvi, ecco che cosa manca a Seba dei ristoranti giapponesi rispetto a quelli italiani. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone. Se siete nuovi a questo canale, iscrivetevi e lasciate un commento, mi piace, yay! Allora, oggi volevo dirvi le 5 cose che mi mancano nei ristoranti italiani rispetto ai ristoranti in Giappone. Sono 5 e sono delle cose che secondo me dovrebbero portare anche in Giappone. La prima in assoluto è la Oshibori, che sarebbe questa salviettina che ti danno nei ristoranti per comunque pulirti, ed è veramente pratica, comoda e igienica e anche ecologica, perché comunque la possono riravare e riutilizzare. È una cosa che non so perché non c'è in Italia, che poi a tante persone anche fastidio il rumore dei tovaglioli, o forse solo a me. A voi dà fastidio il rumore dei tovaglioli quando si strofinano? Scrivetemelo nei commenti. È una cosa che secondo me dovrebbero riportare in Italia perché è veramente comoda. La seconda di queste cose è la bag box, che sarebbe questo posto, questa specie di scatola che c'hai o sotto la sedia o a fianco della sedia, in cui tu puoi mettere la tua borsa. E anche quella è una cosa molto pratica e comoda, perché comunque le alternative in Italia cosa sono? O la metti per terra e si sporca, o te la tieni sulle gambe, che diciamo se non è il massimo della praticità. Poi la terza di queste cose è il bottom, che sarebbe questo pulsante con cui tu chiami la cameriera, che così se la cameriera è piena di cose da fare e non c'ha tempo di arrivare sul tuo posto, se tu la chiami col bottone, lei arriva quando c'ha tempo ed è veramente comodo e non ti senti a disagio se la devi chiamare o se non arriva e non ti cazzi. Poi la quarta di queste cose è il fatto che in Giappone ti danno sempre l'acqua o il tè gratis quando tu sei là a mangiare, ed è un'altra cosa veramente comoda e che a me fa piacere, perché comunque sai, magari non hai ancora deciso cosa vuoi bere e già ti arriva l'acqua, una cosa proprio carina. Poi la quinta cosa è il fatto che comunque in Giappone tutti i camerieri sono gentili, ti rispettano molto e hanno sempre questo sorriso in faccia che comunque a me fa piacere, perché in Italia mi sono capitato di quelle situazioni che c'erano i camerieri scazzati ed è veramente una cosa brutta, perché comunque sono qua a mangiare, se c'hai dei problemi tu sei sul lavoro, quindi comportati professionalmente, ed è una cosa che in Italia spesso si dimentica, o almeno per esperienze personali che ho avuto in Italia mi è capitato, mentre in Giappone non mi è mai capitato e non credo mi capiterà mai. La sesta cosa che non è proprio in lista è il bagno, washiretto. È questo bagno giapponese che veramente secondo me dovrebbe portare anche in Italia. Vabbè, comunque queste erano le top 5 cose che mi mancano nei ristoranti italiani rispetto ai ristoranti in Giappone. Ditemi che cosa ne pensate, ditemi quali di queste 5 vorreste che importassero di più in Italia. Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Ciao a tutti da Sebastiano, iscrivetevi, lasciate un commento, un messaggio, un mi piace, bye.